Carlo Alberto Pratesi, docente di marketing all'Università degli Studi di Roma 3. Il vino italiano negli ultimi 10-20 anni ha fatto passi da gigante sul fronte della qualità e della sostenibilità, ma li ha fatti anche dal punto di vista del marketing e della comunicazione o no? La qualità è data anche dalla comunicazione e dal marketing, perché specialmente in un prodotto così complesso e articolato, se non lo si spiega, se non si educano i consumatori, anche i distributori, i risultati ottenuti è difficile valorizzarli. Quindi direi assolutamente sì. C'è stata soprattutto una predisposizione a collaborare. Storicamente le aziende italiane erano molto attratte e molto interessate a valorizzare la propria identità e anche la distintività rispetto ai concorrenti, il che aiuta fino a un certo punto, specialmente in un'ottica di commercio internazionale. Oggi, e l'esempio della Sicilia credo che sia esemplare, la collaborazione tra etichette, tra brand, tra vinicoltori ovviamente sta portando un grande vantaggio, perché i mercati riconoscono questa offerta come qualcosa che è unito e non semplicemente frammentato in tante diverse tipologie di prodotto. Tutte le regioni e tutti i produttori si sono resi conto che questa è un'emergenza. La filiera vitivinicola, come tutto il mondo alimentare, è accusato di avere un impatto molto elevato sull'ambiente, soprattutto, ma anche da un punto di vista sociale, un impatto che può essere mitigato se i produttori si organizzano e soprattutto si affidano alla scienza per capire come ridurre l'impatto. Ricordiamoci anche che il cambiamento climatico, il riscaldamento globale, che penalizza alcuni tipi di produzione, richiede un tipo di azione. Io direi che ovunque, dal nord al centro al sud, ci si sta muovendo. Quelli che riescono meglio sono quelli che collaborano non solo tra produttori, come dicevo, ma anche con altri stakeholder, come gli esperti, come gli scienziati, come l'accademia, come i laboratori di ricerca. Ecco, questa collaborazione, che poi è la strada verso l'innovazione, che è la strada verso la sostenibilità, è stata intrapresa, direi, un po' da tutti i produttori italiani. Qual è oggi, secondo te, l'errore o gli errori più comuni che fanno le cantine italiane nel fare marketing? Probabilmente nell'approcciarsi al marketing c'è questo eccesso di autoreferenzialità, pensare che il proprio brand sia di per sé sufficiente per affrontare mercati complessi e molto competitivi, soprattutto quelli internazionali. E poi dal punto di vista della sostenibilità, a volte semplificare troppo il messaggio e non tener conto di quelli che sono i reali impatti della filiera, quindi in qualche modo fare un ragionamento su cosa comunicare in termini di sostenibilità, ecco, non farlo porta a delle debolezze e degli svantaggi. Parlare di sostenibilità è complesso perché gli argomenti non sono semplici anche per chi deve poi fare le proprie scelte in termini d'acquisto, e quindi bisogna rassegnarsi a studiare. Studiare vuol dire capire, capire vuol dire decidere, e poi una volta deciso si comunica quali sono le proprie decisioni, che poi sono il posizionamento di marketing. Il vino italiano vive grazie a tanti mercati che sono però diversi tra loro e hanno bisogno di messaggi diversi. Dividiamo per macro aree. Quali sono gli elementi di comunicazione imprescindibili in Nord America? Quali quelli chiave in Europa e quali quelli più funzionali in Asia? Un tema sicuramente rilevante è quanto i paesi conoscano l'Italia, perché quello che noi a volte ci illudiamo è che all'estero si sappia cos'è l'Italia. L'Italia sta in Europa, cos'è l'Europa? Ovviamente in alcuni mercati, gli Stati Uniti per esempio, questo concetto è abbastanza chiaro, ma è capitato proprio per ricerche fatte in Asia, per esempio, che non fosse così chiaro anche a chi acquista il vino la differenza tra l'Italia, la Francia o addirittura all'interno dell'Italia le diverse regioni. Quindi probabilmente il suggerimento che si dovrebbe dare è tenere conto non solo degli stili di consumo dei paesi nei quali si fa il marketing e la comunicazione, ma anche di come in quel paese è percepito il paese Italia. Io ricordo che alcuni importatori cinesi qualche anno fa, alla domanda "ma il vino italiano è di qualità?", la risposta era "sì, è di qualità, in alcuni casi è talmente buono che lo consideriamo buono quasi quanto quello cileno", e che chiaramente per noi italiani è un po' buffa come risposta, però per loro era il massimo della gratificazione che potevano dare. Il vino italiano ormai è a vertici, al pari di quello francese, quando si parla di qualità, ma sui valori economici siamo ancora lontani. È solo questione di marketing? No, io credo che il fatto di essere forti e avere quote è molto dato, come dicevo, anche su altri fronti della collaborazione. Fintanto che i produttori insistono e investono più sulla loro distintività che sul creare invece massa critica
anche in termini di consorzi, di reti, di collaborazione. Ecco, finché questa collaborazione non c'è, è difficile essere forti. Il nostro territorio è comunque un territorio, anche vuol dire dal punto di vista fisico, molto limitato. Quindi se poi all'interno del singolo territorio ci si distingue troppo, alla fine si perde l'impatto internazionale. Quindi probabilmente il vero suggerimento è imparare a fare squadra, imparare a collaborare, non necessariamente rinunciando alle proprie distintività, ma ricordandosi che all'estero già dire italiano è distintivo. Se poi all'interno dell'Italia distinguiamo la regione e all'interno della regione distinguiamo magari le aree e le province, ecco lì che si perde la comunicazione troppo complicata per dei mercati che non hanno tutte queste conoscenze. Le persone e quindi le aziende si uniscono se c'è un obiettivo comune. E l'obiettivo in genere è dato da un valore, da un elemento alto. E questo tipo di discussione, se non c'è, è difficile creare il gruppo. Non ci si unisce solo per il gusto di unirsi, specialmente in termini di business, in termini aziendali. Ci si unisce se c'è un obiettivo da raggiungere. Quello che è mancato è lo spazio dato alla discussione sul definire qual è il fattor comune tra i vari produttori. Perché se non c'è, è proprio nella natura umana, se non abbiamo un'idea, può essere un'idea religiosa, un'idea politica, un'idea commerciale, in comune, non si trovano le motivazioni giuste a perdere tempo e anche a rinunciare a qualcosa della propria identità a vantaggio di una identità collettiva. Quindi probabilmente quello che è mancato è proprio quello spazio di discussione per mettersi insieme su un risultato comune e su un obiettivo soprattutto comune.